chiamo Alessandro Cambarau e sono stato licenziato il 1° luglio. Dovevo rientrare dalla cassa integrazione, sono stato avvisato praticamente la sera prima, ho ricevuto questa lettera e dice che non c'è più posto per collocarmi. Io sono ipovedente, ho un'invalidità al 100%, questo lavoro mi serviva e credo che questo licenziamento sia ingiusto. Facevo il programmatore di controllo numerico computerizzato, in un occhio ci avevo già problemi. Nel 2011 purtroppo mi è successo che ho fatto il sollevamento della retina anche nell'occhio destro. Ho incominciato a degenerare con la vista fino ad arrivare a vedere quello che vedo, che è meno di un ventesimo in un occhio, e nell'altro occhio centralmente vedo zero. Quindi praticamente ho un residuo visivo del 2%. E mi sono dovuto ricollocare nel 2019 sempre in azienda, passando dall'officina in ufficio come tipo portinaio part time da full time, e adesso dopo il Covid mi ritrovo anche con questa lettera di licenziamento. Comunica l'intenzione di procedere con licenziamento di tipo economico per giustificato motivo in conseguenza della necessaria riorganizzazione del lavoro in atto. Non ho voluto perdere la vista, non è colpa mia, non è che quando non ti servo più poi buttiamo via tutto. È questo un po' quello che fa rabbia. Adesso che cosa succede? Mercoledì prossimo c'ho l'incontro alla Camera del Lavoro per portare questa lettera e poi dopo mi diranno cosa bisognerà fare. Se credo che bisognerà aprire una vertenza. Tu che cosa ti aspetti, cosa ti auguri, cosa vorresti? Sinceramente vorrei giustizia. Ognuno si merita il diritto al lavoro, il diritto alla vita. Se a una persona gli arrivano dei problemi, una malattia, non è colpa sua. Quindi ci dovrebbero essere delle tutele, delle cose che ti permettono di continuare ad andare avanti nella tua vita. Questa è una grande ingiustizia. Io ho fatto parecchie visite e ho presentato la domanda di inabilità lavorativa 3 volte. Mi è stata bocciata. Perché secondo loro io posso andare ancora a lavorare. Certi casi vanno valutati bene fino in fondo. Per la cecità l'accompagnamento la danno al cieco totale. Io che sono messo come cieco parziale, cioè quindi vedo qualcosina, secondo loro io ho le capacità di fare tante cose che magari in realtà invece non ci riesco. A me piaceva la musica commerciale, forse qualcosa qua ci dovrebbe essere. Mi piaceva anche parecchio usare computer, però quello l'ho dovuto abbandonare. Sto incominciando a vedere se riesco a imparare queste nuove tecniche per chi non vede. Anche un'azienda potrebbe investire in questo, no? Per valorizzare quello che tu sai, quello che hai fatto. Guarda, io l'avevo anche proposto, a dire la verità. Avevo fatto dei preventivi, insomma ci volevano 3.000 euro, detto così brutalmente, tra computer, programmi. Però vabbè, la risposta non hanno voluto. Beh, certo che gli vorrei dire, innanzitutto mi piacerebbe sapere chi è, perché non lo conosco, io ci sto mettendo la faccia anche oggi. E poi il motivo, il perché. Mi conosce i miei problemi, sa la situazione. Stiamo parlando di una multinazionale, magari avrebbero potuto fare altre scelte, avrebbero potuto farlo in un altro modo. Con la mia coscienza sono a posto. Se qualcuno ha qualcosa da dire, io sono qua. Non penso che una ditta così fossi io il problema. Poi dopo che non ti servo più perché non posso fare più quello che ti interessa, è un altro discorso. Ma soprattutto mi piacerebbe capire se bisogna sempre portare la persona alla disperazione per poi vedere in televisione persone che fanno gesti estremi, perché quando arrivi al punto che non sai più cosa fare, dopo che ti sei mangiato quei 4 risparmi che magari hai messo da parte dopo una vita e non sai più come andare avanti, cosa fai?